You speak English? Yes. Sì o no? Signore, scusi, un saluto. Lavoro in genè, ma va a capurne. E la mia cavocata. E fa la cantare. A tu, tu parco. Si prova. Basta poco e su cassai. Ma di chi tu muovo cameraman, ma guarda una poca. Buongiorno. Scusa, un attimo che mi prendo il caffè che non l'ho preso. Buongiorno amici, buonasera, che c'è? Guarda qua. Scusate. Il vostro caffè è pronto. Scusate. Ma lei c'ha già visto. Cerchiamo di essere avanti. Ma che meraviglia, guarda ragazzi, ma veramente già il caffè pronto. E fa un buon caffè. Di dove è lei? Io sono nato di diamante, sono. Di diamante. Di diamante, sì. E dov'è, che lavoro fa lei? Io faccio di tutto. Di tutto, tutto. Tipo che cosa? Per esempio, vado in pizzeria, lavoro in pizzeria, certe volte aiuto gli amici che hanno molto di bisogno. Perché ragazzi, lavoro un cinema, vagabondo. Lei, il signor, quanti anni ha questo signore? Io 68 anni. 68 anni. Mi posso prendere il caffè e poi parlare? A chi vuoi salutare nel frattempo? Qua siamo al diamante, ragazzi. Sapete perché ho fatto questa puntata oggi? Perché pensavo ci fosse il mercato. Il mercato, invece il mercato, no, è il mercato è sabato. Allora, questo sito che fai il mercato, avete cangiato, perché però dico, ormai siamo qua e poi facciamo la puntata. Voglio salutare tutti quelli del Santa Chiara, l'ospedale riabilitativo di Santa Chiara. Mia moglie che in ospedale ci ha avuto un'ischemia cerebrale, purtroppo, sono 4 anni che è là. E quindi io voglio. Ho avuto pure io l'anno scorso, ecco perché il mio pubblico deve sapere. Poi a Monza, grazie a Dio. Questo ospedale è molto attivo come personale. Vuoi salutare l'ospedale? Ma che stai? Lavoro sta facendo? Lavoro? Sì, qua nel vicolo stanno muovendo. Sì, signori, sì. Nel vicolo c'è una ristrutturazione. Però l'accoglienza, avete visto come. Ecco, questo è il nostro caffè, fate vita. Qua ti puoi far vedere, avete visto, ragazzi? Bambini, non abbiate paura perché non va niente, è un muzzo, insomma, non è che è un brano, bravo, ragazzi. Quindi. No, questo è il discorso. Perché sia una pronta guarigione per tutti, sennò. È giusto. La mia malattia è un cimucio vuoi. Noi. Io non ho avuto niente, per fortuna. No, noi ho. Solo tu, ecco le comunque sto andando avanti lo stesso. Bravo, con tutti bravo. I 68 che Dio anni. Ti assiste, che grazie, ci aiuta sempre, Dio ci aiuta sempre, c'è sempre vicino. Stamattina un buon inizio, ragazzi, i malati fiscano a caramelle. Tutto sono tutte persone squisite e gentili. Grazie. Tutti qua. Grazie. Anche voi. Grazie. Si vede. Fate un bicchiere di vino. E con un panino pure. Con un panino la vegetà. Grazie, amico mio. Vediamo dopo, per grazie di cuore. Grazie. La puntata. Diamone, questo ma ingrassa su posto, ingrassa lo specchio. Sta lì, perché mi pare che c'è anche un grosso. Ma. Allora, ragazzi, qua, la puntata faccio vedere il mare oggi. Purtroppo non c'è il mercato. Questi siti che noi frequentiamo, questi siti. Buongiorno. Come è? Posso salutare? Come si chiama? Che bello, com'è bello suo diamante. Guarda il mare, ma ha fatto tempesta. Che cosa ha fatto oggi? Ok, già. Ragazzi, ecco. Però ci apriamo la prova macchina. Se stiamo passando, rallenta, rallenta, guardate, stai in a Monza, stai in a fa corsa, frate mio, e fuiano. Buongiorno, guarda che, con le tappine, che bellezza, con le, guarda qua. No, aspettate ragazzi, che faccio? Quando ne abbiamo oggi? Siamo ancora estivi. Quando oggi ne abbiamo? Abbiamo 11 ottobre 2018. Avvicina. 11 ottobre, buongiorno, venite, 11 ottobre, vi faccio vedere questa Calabria, bella sa Calabria, voi dormite e caccia per senza turismo 24 mesi, di dove è lei? Sì, 24 mesi all'anno, fammi finire. Io sono di Diamante originario, sono stato 47 anni a Milano, ho desiderato questi posti. Soprattutto ottobre, novembre, l'anno scorso fino a novembre il bagno. Che meraviglia! Fino al 5 novembre, bagno meraviglioso. Però la signora, e che lavoro facevate a Milano? Insegnavamo. Insegnavate, meno male. Buongiorno signora, che meraviglia! Che meraviglia! Che meraviglia! Lei ci segue? Sempre!
Giuseppe. Non mi conosci. Non ti conosco. Chi è che? Ma è brusco. Porco Giuseppe. Lei è un porco. No, no, di cognome, attenzione. Salutiamo tutti gli amici porco, che sono scherziati. Allora, aspetta. Signor paesano Tosci. Di dov'è? Di Cosenza originario. Ah, di Cosenza. Ragazzi, una puntata perché lo dunghi potremmo fare, perché poi. Ma vediamo. E allora che fa lei nella vita? Io. Ma che prima saluto i signori. Quindi la pensione ce la godiamo in galà. Sì. Molto intelligente. Siamo in un paradiso. Paradiso è una meraviglia. Quest'ora a Milano si accendono i caloriferi. Cioè, ma capite una poco, cacca, oggi è 10-11 ottobre, guardate che c'è, i tappini, guardate i tappini, pigliate appena, perché noi siamo quasi con scarpone. Che mare bello che no, vedete qua ragazzi, noi parliamo. Venire i pesci di fuori. I pesci vengono proprio alla casa, signor, i pesci, proprio entra la fressura, aspetta, mangiamo. Vieni qua, Lucio, scusa, mangiamo per favore, guarda qua. Ragazzi, che vi faccio 11 ottobre, giusto? Sì. Cioè, vi faccio vedere che significa questa Calabria. Non so se il conosco cameraman riesce a fare quella immagine. Non penso perché non ci riesce. Grande Lucio di Dona, noi scherziamo. Grande Lucio. Cioè, avete visto che vi fa subito oggi? Che mentre che magari cade l'uvia, gli amici. Ecco, prendete esempio: il signore poteva lavorare a Milano, giusto? Sì. Però apri la mano, porta a casa. Sì, certo. Il mio paese. E in cima ai miei pensieri il mio paese. Che meraviglia. Grazie. Venite, no, giusto per farvi vedere. Grazie, signore mio, grazie veramente. Signore, e lei che cosa fa oggi? Che cucina oggi, per esempio? Fa il pesce sempre fresco. Poi. Sempre fresco. Questo è il periodo delle angiole, fatte a raganella e fritte. L'angiola sarebbe la neonata della sarda. Ma che cosa fai? Che chiama l'angiola? Noi la chiamiamo neonata, si chiama neonata oppure rosa marina. No, quella è diversa, rosa marina è diversa. È rosa e marina. È il periodo ancora. Dobbiamo aspettare novembre per rosa marina. A Cosenza se mandava a freddo, mi hai messo un sciangatiello che mi hai messo. Guardate che mare, ragazzi. Cosenza a me mi piace. Lei che faceva? Che lavoro fa? Io attualmente nulla. Però sono disoccupato. Sì, abito qui a Cirella. A Cirella. Mm. E quindi come vive? Come vivo? Purtroppo la vita ci conviene perché con i tempi che corrono dobbiamo vivere alla giornata come viene, purtroppo. Allora, con questo mare, con questo spettacolo della natura, il turismo, dove è il turismo? Quasi potrebbe campare 24 mesi all'anno, non 12. Guarda che la barchigetta, la scusa, non vi muovo, guarda là, cioè, se 11 ottobre, per favore, un motoscaficchia, la barca mia è a Belmonte. Sì, a Belmonte, signor, guardate che mare, che meraviglia. Allora ragazzi, e quindi non è che per esempio vorresti fare il cantante, siccome inizia la trasmissione se Dio vuole, c'è il cielo. Io cantavo, c'è pure mia cugina a Cosenza che canta, Laura Giordano. Allora scusa, ma fate una canzone. Ma no. Sì. No. E giocate questo. Scusa, se te parlo, ti posso una cosa. Io tengo una voce rauca, brutta. Ebbene, no, se è cantante, ti posso una cosa. Giocate questa carta, ti vede tutto il mondo. No, sulla cicala. Ma lascio fare. Grazie. Figurati, zio Pe. Seguiamo dove vai. Ma siete mamma e figlia. Sì. No, faccio farlo cantare, una canzone però. Ma lascio fare, dammi la macchinetta. Scusa, capito, una bella macchinetta, tena qua. Ci siamo che. Sì, conviene. Sì, ragazzi. No, è meglio il caffè. È meglio la macchina. Attenzione, ragazzi, la salsa della nonna, mi c'ha forno. Tena a casa. Mi puoi seguire, con il permette signora oggi? Mi puoi seguire? Sì. Yeah. Permesso di soggio, guarda qua, hanno pescato questo qua. Facciamo vedere queste immagini belle. Mentre 11 ottobre, ragazzi. Io sto andando a fare il bagno. Che meraviglia. Perché ti capisco, ma con questa giornata è andato a pescare quel signore? Sì. Chissà se siamo là e ne fa bene a pescato. Non sei stato bene, non sei stato bene. No, l'anno scorso di queste teme. No, l'altra che sta arrivando. Allora possiamo inquadrarle, Lucio, facciamo. Ma siamo là, potremmo io all'aeroporto, possiamo andare. Guarda, lei vedi dove sono quelle tende? Sì, sì. Ci sono delle scale. Però certo non si fanno intervistare, magari ho fatto la pesca, cosa. Oh, sì. Io me ne vado. Ciao.
Aspetta un poco, che deve fare? Se va o di là o di qua, come vuole, deve andare. No, vabbè, ma non ci fanno bene. Allora, la trone di rente. La trone, la conosco. La trone di rente. La trone di via Pane Bianco. Mi dà questa bella macchina di due tazze. Grazie. Lei è sposata, mille. Sposatole. No, libero. Libero. Signor, sposatelo, però. No. Chi ma già sposato? Idrin. No, una poca andana canzone lì. No. Lo facciamo io a Sanremo, facciamo. No. Vabbè, grazie ragazzi. Ah, mi ha fatto piacere. Davvero. Ciao, grazie davvero. Ma se non c'è. Ciao. Complimenti per la trasmissione. Sì, grazie di qua. Ciao. Allora, guarda là che meraviglia, ragazzi. Una puntata, pensavo ci fosse il mercato abbiamo sbagliato perché un sito delle... A 7 km. Ah, di giovedì. No, è tutta adesso, c'è la fiera, bellissima. Signore, guardate che mare meraviglioso, ma di dove siete voi? Di Buon Vicino. Ah, di Buon Vicino, sì. Ma è vero che c'era il mercato giovedì, invece mo l'hanno passata a sabato? Non lo so, non te lo so dire. Di solito, Buon Vicino è vicino. Io sono venuto sabato, c'era il mercato. Lei di Milano, signora? No, siamo qua di Buon Vicino. Sei di Buon Vicino, parla italiana, signora. E lei la signora? Sì, ma Raffaella Carrà, che si capelli, che stavate con questi capelli, sì. Ma tu fai la Raffaella Carrà. Sì. Ma siete sorelle? Sì, siamo sorelle. E mo' bisogna una cosa, aspetta un po', sì. Ma voi secondo lo fate però. Ecco, questo è il nostro cameraman, non abbiate paura, che non va niente. Tenac. Che cosa? Oh, signora. La pubblicità della. No, che pubblicità? Mai pubblicità. Questo è solamente un invito ad assaggiare il nostro pomodoro calabrese nel mondo. Calabrese. Eh? La salsa della nonna, miccia? Sì, noi la facciamo nonna. La salsa della nonna in casa. Sì. Allora facciamo una cosa, questa la regaliamo a un altro allora. Però invece faccio una cosa, come voi la fate a casa? Voi siete su Facebook, sì? Sì. Il Raffaella Carrà è Loretta Goggi, bionda e bro. Sì. Allora tieni qua, Loretta, Raffaella Carrà. Poi mi scrivete e mi dite se la vostra che avete fatto o questa qua. Va bene, io non ho presunzione, non sono a dire che è più buona. Io sono a dire che è più. Che sta dicendo? Sì, ma non suggeri, è più buona questa perché l'ho vista fare io. Sì. Siete sposati? L'ho fatto voi, sì. Bravo. Quanti figli? Che lavoro fate? In campagna? No, casalinga. Casalinga. Siete proprio sorelle? Sì. E poi le sposate? Sì. E che fanno i vostri mariti? Muratore. Mondatore. Muratore. Ah, che montava. Muratore. E la signora invece che fa? Io sono a casa disoccupata. E suo marito pure monta, pure muratore. Sì. Pure muratore. Signora, scusate, ma ve ne andate a fare la spesa? Sì. Facciamo un giro e andiamo a fare la spesa. Grazie ci facciamo un bagno noi. Voi sapete notare voi? No, certo. Un po'. Che cucinate oggi? Ah, non lo so ancora. Non lo so. Raffaella Carrà, invece quella è Loretta Goggi, che meraviglia. Non è che sapete cantare? Sapete cantare? No. Siamo stonata. A pronto è mezzogiorno, quest'anno ci sarà una rivoluzione, sapete perché? Faremo anche cantare le signore, perché l'idea sapete qual è? Capigni in casa, voi ci invitate, no? E faccio io la ricetta alla Gigliotti, che ne sapete stanno che c'è, ietta sale. Ciao belle, ciao Lore, ciao Raffaele, ciao, arrivederci. Buongiorno. Guardate che mare, siete fortunati. Noi da Cosenza ne abbiamo poco cappotto nella momento. Fortunatissimi. Di dove siete? Diamante. Ah. Di Cetraro. Cetraro, bellissimo. A Cetraro non ci siamo state questa. Ma lo vogliamo far rivedere questo mare perché. Signore, mettetevi qua per favore. Guarda le pietre in mezzo alla via. È una perla. Che meraviglia, ragazzi. C'è il nostro mare, il turismo dovrebbe essere. Sempre stesse cose dicendo. Ciao signore, arrivederci. Di quale? Di quale? San Danilo, signore. Ah no, di quale? La parrocchia. La televisione, signora, la televisione non sapete qual è? No, qua. E se tu non devi pagare la C canale 19. Ah, e quindi non lo sapevamo. Perché non ci mette la coppolice, non ci mette, me ne andrò un mosso sul gengibre. Ti hai spaccato una lata gengibre, Ciao belle, ciao. Allora ragazzi, proprio per vedere che l'11 ottobre, noi la prossima faremo tropea, Saluto, se mi sta ascoltando, saluto Salvatore Rugolo, Turi Rugolo, l'LK Sound, perché riprenderemo il nostro permesso signore nel regino del Catanzarese. Oggi è così, ma guardate. Ma che mare bello, signora mia. No. Sì. No. Che bella cosa, guardate che. Casa bronzo, meno male che mi hai portato questo mio bagno. Ma questo, senti, questa è la meraviglia, solo che abbiamo voi. La disgrazia di avere. Aspetta! Aspetta, sì, magari che abbiamo un secato. No, mettete. Che disgrazia no. Avere?
che c'è? Guarda, guarda. Che scempio. Se vai al cimitero è meglio più il cimitero che il porto, guarda. Guarda che c'è, guarda. E che c'è se ne credo io, signor, che c'è? Perché ho posto così deve finire. Con le pietre, con i massi. Quando andate dall'altra parte come il porto. Non c'è proprio un porto dall'altra parte, signor. Ma noi, il porto. Ma qua avevamo una meraviglia, adesso è finito così. Signor, scusa. Signor, ma come scappate? Signor, scappate, ma che è un saluto alla Calabria nel mondo, signor. Grazie veramente. No, che certo fa. Diciamo quindi no. Secondo lei è un invito a fare questo lavoro? Ma a finire. Dite c'è. No, a finire il porto perché... Finisci tu su Power. Diamante e la perla una volta. Adesso no, per lavorare mettini così... I transen. No, mettini qua nei ristoranti. Quando venivano una volta dicevano ma diamante si può camminare, ma non si può camminare quando è il mese. Boh, adesso che capito, è luglio ad agosto si può camminare. Ecco, siete americani, siete. Siamo italiani. No, è un suggerimento, signor, avete ragione. Perché quando c'è tanta gente dice. No, come cammina? Cammina, uno ti va da qua, un altro ti va da. Lei là. Proprio vive qua, vive. Sì, sì, io vivo qua vicino, all'altro sponda. Senti che cavolo che fa, ma vi rendete conto che meraviglia? L'11 ottobre. E quando facciamo te con l'asa calabria con il turismo? Ma ti bagni prima di andare a scuola. No, signor, con i tappini è una cosa straordinaria, ragazzi. Adesso non ci sono i bambini, quelli sono a scuola. Ma la scuola. La scuola. Ma quella c'è una cosa straordinaria, ragazzi. Veramente. Io sì, io lui è da Germania. È già da Germania, no. Arrivederci, signor. No, la Calabria. Ma che, signore, ecco che qua il calabrese è vero. Questo ha venduto pesci, ha fatto commerciale. Ieri una volta. Morti con uno, di chi se lo vuole dare? Lei ha fatto il pescatore. Pescatore, è stato pure pristano questa cosa che. Ma le ha pure le cebre. Ma non mandati chilo di cose. Vabbè, no, senza fare nome. Lei entra da pescare e ha mandato 10 euro. È già una cosa che già mandato 10 euro. Ha fatto un domarino, è stato pure un domarino. Ha venduto pesce, ha venduto tutto, ha fatto un commercio. Ma non va più a pesca, però. No, lui vendeva pure. No, c'era quando era guaglione. Sentite, ma vi è successo che magari durante la pesca avete visto anche una balena? Un pesce grosso. Non ci va io, cioè, non ci andava. Lui non va a pescare. Dalla riva a pescare. Non vendeva i pesci e dopo andava a rivendere. Le alici. Quindi non in alto mare. Lui l'aspettava. Lui l'aspettava. Però ragazzi, vi rendete conto che c'è una temperatura che. Fa caldo. No, così nella poca mi ha detto mia moglie, che ti fa fredda, mia moglie. Metti fa freddo, mettiti la giacca, ci stiamo morendo, che ci vuole. Meno male che tengo per il zoma, tengo per il sbagliato stamattina. Ciao bello, ciao. Guarda che okay. Andiamo. Che meraviglia. Ti voglio bene, voglio. Ecco la cultura, sposta. Comba, stamattina tengo un male di schiena che mi ha avuto piano blu fino alla 600. Non si dice, però me l'avevo pigliato, fateci. Se te ne prendi due, quanti diventano? 1200. Bello, zio, so il là il là. 11 ottobre, magari se c'è qualcuno che dice, per esempio, dice, come stai? Bene, grazie. Te la posso dire una cosa? Magari uno che si sintonizza a modo, dice, che se sei stato? No, siamo a lui, quando ne abbiamo oggi? Oggi è 11 ottobre. Senta, e lei si ferma qui e almeno si vede questo spettacolo. Ma senz'altro è un piacere fermarmi a Diamante. Lei è di Diamante? Diamante, sì. Le auguro una buona giornata veramente di cuore. Grazie di cuore anche a lei. Veramente. Speriamo che tutto questo proceda bene. Sì, tutto che proceda bene. Chiù il butto di chiesa un po' bene, fateci. Allora, ecco. Loro mi fanno il video, vero? Ma avvicino io e non si fanno intervistare. Loro mi hanno fatto un video e mo un buon intervista. Come state? Buongiorno, bene, grazie. Siete fortunati ad abitare qui, eh? Un bigliato pubblicità. Vabbè, no, non è corretto, dai, siamo qua. Allora, ragazzi, dove siete voi? Belvedere. Belvedere. Cetraro. Ah, da Cetraro un fumo che ti fa male. Ma stamattina è stata la ferramenta, se passa? No, perché?
E tutto se bollone da ferramenta sta. Ma perché ti metti se bollone da me? Vanno di moda. No, sì, guarda qua. Ah, questa è una tronchese che ci caccio via. No, scherzi. Ma io comunque caglio. Ma avete fatto il video? No, riprendevo il panorama. Puccia zio. C'è stato lei. Beh, ci segue tu. No. Bugiarda, bugiarda. Tu ci sei? Sì, sì, sicuramente. Sì, sì. Ci voglio ammazzare che facciamo una foto. No, grazie. Una è stata la ferramenta. L'altra è stata a Nucanello se hanno mangiato. Guarda qua. Vedi qua. Tutto stanno musicando. Che i cani non vanno niente, ragazzi. Siete fidanzati? No, no. Felicemente single. Felicemente single. Però siete simpatica, ragazzi. Questo è bella e gioviale, diverte, grazie, grazie. Quindi tu non ci segui, allora ti ho un invito a seguirti. Sì, va bene. Ma però la lingua te, sì. Fammi bene, caccia. No, no. Alla lingua. Fammi la lingua. No, no. Caccia la lingua. No, vi ringrazio. Te ne hanno un bottone, ma ne. Fammi vedere la lingua tu. No, io dico perfetto. Tatua. È bucata. E come fai a mangiare con la ucaccia o bollone? No, no, io mangio tranquillamente, come se nulla fosse. Due, ne tena, mamma redda mia. Due cose alla lingua, tena. Lo sai che mi è successo a me una volta, questo lo voglio raccontare. Eravamo in partenza, non ero nemmeno sposato. Se c'è mia moglie. E quando poi, che succede, insomma, tra fidanzate c'è un bacio, no? Beh, normale. Un me l'ha ingroccata a me la lingua sua con un bollone. Mi sono ingroccata la lingua sua, perché c'è un bottone, mamma mia che c'è una plastica. Ti è successo a te? No, mai. Ragazzi, vi voglio bene, siete simpaticissime. Anche lei, molto simpatica. Ci vogliamo alzare, grazie. Poi potete vedere anche. Grazie, io mi sento povero. Sta sbandando tutto, vi voglio bene. Ciao. Ciao. Sulla C canale, sulla C canale 19, tutti i giorni alle 15. Ah, ok, va bene. Sulla C di canale 19, tutti i giorni alle 15. Che meraviglia. Senza bolloni, senza bollone. Ma pure all'ombelico ce l'hai? No, no. Alla lingua vado a dire una zaccola così, una zaccola, ma è rimasto un bindio una volta, che ne esatto che è passato da me. Guarda che meraviglia, guarda che meraviglia. Ma tu pensa che ogni tanto si diventa l'antiruggine, se no si arrugginisce. No, ma ragazzi, guardate qua, cioè, venite qua, o facciamo questa puntata oggi. Ragazzi, noi siamo usciti, però una puntata la tiriamo come è il nostro stile. Buongiorno, vamo già preso. Seguiteci però. Adiacoci là. Guarda qua, si ferma uno e si guarda lo panorama. Che panorama bello però. Siete fortunati da vedere qua, sapete che sa Calabria. Ha messo di continuare fino a tutto l'anno turismo. Però d'inverno la Calabria. È desolato. Sono vanno progetti che l'estate non abbiamo neanche, cioè, per camminare, perché non c'è anche spazio, capito? Invece l'inverno. L'inverno puoi andare a vedere quello che vuoi. Perché se facessero dei progetti, no? Un invito ai calabresi che vivono in Germania, ai calabresi che vivono nel nord, con dei progetti. Non dico solo di diamante, per carità, dico tutta la Calabria, se no non è che ci impara mia diamante. Tutta la Calabria, fate dei progetti, studiate turismo, studiate su Google, c'è turismo, e studiate, fate venire gente che così la gente fate lavoro. Della Calabria il paese più caratteristico secondo me. Suggerimento mio, non è una polemica, ragazzi, attenzione, per carità, grande rispetto. Tutti quei turisti magari che vengono da fuori, dall'Alta Italia e cose, diamante il più preferito. Guarda che ma c'è Tropea, ci sono. Lei che lavoro fa? Io ho fatto, adesso ero in pensione, ho fatto il carpentiere. Guarda che meraviglia, ragazzi, tutte quelle tappe. È andato a finire il lavoro spettacolare che è rimasto a metà questo. A metà cammino. Vabbè, ma lo finiranno secondo me. Non lo so. Che bello. Mi stai abbronzando questo sole. Mi sto abbronzando, credo. C'è quel riscalda questo sole. O andiamo verso là, ritorniamo verso là. Perché, ragazzi, attenzione. Sono le 10:20 di quale giorno? Venga. No, ride. Scusate, ragazzi. Il mio è un zuppo polemico, sono suggerimenti, per carità. Grande rispetto a chi lavora,
io mi so, ma fa stare senza in giù corso, in giù corso c'è ne gente, però voglio far vedere questo sprazzo. Ma come è interessato del corso? Adesso vorrei sapere il motivo. No, noi, se noi stavamo andando. Vabbè, intanto faccio il mio lavoro, quindi sì, no. È buono che fate il vostro lavoro, però lo dovevate fare 10 anni fa questo lavoro. Come si chiama lei? Nome ignoto. Ignoto. Io stavo andando al mercato del diamante. Siccome non c'era il mercato del diamante, sto cercando di far vedere la bellezza della Calabria qui. No, noi devi far vedere questa è la bellezza. Vabbè, che su di qui io? Scusa, che su faccio io? Per dove favore. Io farò giornalista, va, faccio. Inquadra qua. Sentite, qua dove. Noi facciamo vedere la Calabria bella, bene. Qua. Grazie. Arrivederci. Come si chiama? Lei come si chiama? Ignoto. Allora ignoto basta, rimane ignoto, rimane ignoto. Ci arrivederci. Il lavoro lo faccio io, non suggerimento. Sì, ciao. Ti stai facendo qui? Ma pure tu posso ridere? Pure io. Ingrassare. Ma io non ti ingrassare, Ma ci facciamo dirigere pure la porta. Ciò che stai parlando di questa diamante bella, della Calabria bella stai parlando. Fammi sentire, che vuole? Che vuoi sentire? Noi parliamo bene della Calabria. O sole, o mare, poi a chi è di competenza deve fare il lavoro. Io non è che faccio un carpentiere, o faccio un sindaco, o faccio un cotto, faccio il giornalista e faccio intrattenimento, faccio vedere quello che mi piace, far vedere la Calabria bella. Ma... è una chetapulla, l'era una chetapulla. Un diamante che è più bello della Calabria, o più bello paese. Abbiamo fatto vedere anche, abbiamo fatto vedere al signore, glielo può dire ignoto. Solamente che c'è, vediamo su scempia. Sì, facciamo vedere anche lo scempio, cioè facciamo vedere. Però questo qui è di competenza della amministrazione. Abbiamo un solo minuto, ragazzi. Io ho fatto vedere questa bella Calabria. Giustamente, siccome ci sono delle incompiute, ma noi siamo qui per caso, lo voglio suggerire, perché se fosse messo in ascolto solo adesso, noi sui siti del mercato portava giovedì il mercato di diamanti. Siccome poi dobbiamo rientrare a casa e dobbiamo portare il lavoro, mi sono fermato al diamante e abbiamo avuto questa bella giornata. Ma oggi aeroporto, abbiamo fatto vedere questa bella giornata, vedere, verde, l'abbiamo fatto vedere. Fa vedere un verde dentro. Viamo. Un verde dentro umano. L'abbiamo fatto vedere. Dentro umano, non c'è nessuna parte. Ragazzi, allora, noi abbiamo fatto una puntata, io faccio intrattenimento. I miei colleghi che fanno altre trasmissioni ne parleranno più dettagliatamente e meglio di me. A domani. Con questa? Studiamo, a domani alle ore 15 sul canale di giornale. Ciao ragazzi!